innovazioni scientifiche rivoluzionarie. Tecnologia estrema. Prestazioni elevatissime. Questi macchinari sono le Ferrari del mondo del fitness. E sono un prodotto italiano. Ma la procedura di costruzione è avvolta nel mistero. Almeno fino a questo momento. Scopriremo cosa significa essere ai vertici dell'industria del fitness. Perché abbiamo ottenuto il permesso speciale di introdurci con le nostre telecamere in ogni ambiente della mega fabbrica Tecnogym a Cesena, in Italia. Entrando in questa megafabbrica del XXI secolo, non restiamo sorpresi da ciò che si vede, ma da quello che non si vede. Non ci sono robot in funzione nelle linee di produzione. In questa megafabbrica lavorano solo esseri umani. Ogni singolo macchinario viene montato a mano, nel rispetto dell'ordinazione del cliente. Ma i progettisti non firmano i prodotti. I loro nomi non vengono rivelati. È una politica tesa a custodire il segreto industriale che ha portato il marchio al successo. Un successo nato circa 30 anni fa, in un garage di famiglia. Nel 1983 Nerio Alessandri, giovane imprenditore con il pallino dell'ingegneria, fa un favore ad un amico. Ed è in quel momento che la sua vita cambia. All'età di 22 anni ho iniziato a disegnare i primi attrezzi da ginnastica per un amico di Cesena, della mia città, perché era proprietario di un piccolo club, di una piccola palestra, e lui non aveva nessun equipment. Nerio Alessandri non si ferma più. Poi ne ho fatto un altro ancora, e dopo 6 mesi realizzai un'intera linea. E dopo un anno decisi di fondare Tecnogym. Il nome deriva dalla combinazione delle parole inglesi technology e gymnastics. Ma quest'uomo crea più di un'identità societaria. Intraprende un cammino a lungo termine che cambia lo stile di vita di ognuno di noi. Nessuno della mia famiglia è mai stato imprenditore fino ad oggi. Quindi io sono stato il primo e con orgoglio. Negli anni Ottanta, quando l'azienda viene fondata, il concetto di sport è associato a quello di muscoli. Nerio Alessandri si focalizza su esercizi full body. Io non ero un culturista, quindi non e rappresentavo il grande pubblico, perché un giovane con la passione per la meccanica e la passione per la sport. Quindi ho sempre pensato che il futuro del settore non fosse quello di andare a soddisfare il mercato per lo 0,5% o l'1% della popolazione, ma per il 25% della popolazione. È uno dei primi segnali del potenziale di quest'uomo. Ma l'idea e l'innovazione è stata quella di fare un prodotto che non era per i bodybuilder, ma era per la gente comune. Quindi un attrezzo che serviva per fare l'hack squat, l'accosciata, quindi la flessione, diciamo, guidato in modo tale da salvaguardare le articolazioni mentre si faceva l'esercizio. Il primo prodotto è Unica. Lanciato sul mercato nel 1986, cambia leggermente nel corso degli anni.
Qui ci troviamo in un'isola, qui produciamo il prodotto più anziano della Technogym. La macchina si chiama Unica. È un potente macchinario per lo sport. Realizzato grazie a un elaborato sistema di pesi e pulegge. Al centro c'è la struttura metallica. Il telaio sostiene le componenti, come il sedile, il poggiatesta e le parti imbottite per il corpo. Ma la meccanica è nascosta dietro il macchinario. Si tratta di un sistema di pesi e pulegge che guida le varie componenti. Durante l'allenamento, queste oppongono resistenza ai movimenti dell'utente. La panca multifunzionale consente di eseguire 25 esercizi in pochissimo spazio, appena 1,5 metri quadrati, le dimensioni di un tavolinetto. Ha 25 anni, ma non ha ancora rivali. Nessuno è mai riuscito a copiarla, perché i brevetti, i patent che feci, l'hanno resa unica per 25 anni. Il modo di fare allenamento registra una grande evoluzione dalla prima panca multifunzionale creata da Nerio, così come il laboratorio di produzione. Dal vecchio garage a uno stabilimento all'avanguardia di 60.000 metri quadrati. Qui si producono 100.000 macchine all'anno. Tra queste ci sono tapis roulant, ellittiche, attrezzi con la tecnologia full gravity e panche multifunzionali. Le macchine vengono prodotte solo su ordinazione. Ogni giorno possono passare sulla stessa linea macchine completamente diverse, per il semplice fatto che noi non produciamo a stock, ma produciamo secondo un ordine specifico, perché il nostro obiettivo è soddisfare le esigenze del cliente. Quindi la nostra macchina non può essere una macchina qualunque, ma è esattamente la macchina che ha richiesto il nostro cliente. Di conseguenza ogni macchina è diversa. La posizione dove ci troviamo noi è l'area centrale del village dove si fa la produzione. E quindi da di qui il flusso comunque scorre tutto per un stesso senso. In questa linea di produzione si realizza uno dei tappeti da corsa simbolo dell'azienda. Si chiama Run Now. Per costruirne uno servono 27 persone e 2 ore di lavoro. Come molte macchine per lo sport, la meccanica è molto semplice. Sono le caratteristiche scientifiche a renderla unica. Si inizia dal telaio, che funge da struttura di supporto. Tutto è agganciato alla base inferiore. Questa è la prima fase. L'operatore preleva il telaio dal bancale, lo inserisce nel carrello della linea e inserisce tutti i rivetti per agganciare i componenti nella macchina. Il carrello della linea sposta il tappeto lungo 11 stazioni ed è programmato per restare in ogni fase per un tempo predefinito. Accanto a quello della linea, un altro carrello trasporta le componenti. Si sposta anticipando sempre l'altro di un passaggio. Quindi la squadra è già pronta quando il tappeto arriva nella propria stazione. Questa macchina annovera oltre 100 componenti.
Tutto parte da un mucchietto di dadi e bulloni. Durante lo spostamento alla struttura vengono aggiunte sempre più componenti. Alcune servono a sostenere la superficie del macchinario, detta anche nastro. Ma prima di installare il nastro, è necessario fornire l'energia. L'aumento di energia è direttamente proporzionale all'incremento di velocità. La velocità è una caratteristica comune a molti tappeti, ma il Run Now la raggiunge in modo silenzioso. Quando si corre a 12 km orari, il motore emette appena 76 decibel, l'equivalente di una voce leggermente più alta del solito. La centralina viene aggiunta all'ultima stazione. Ora la macchina viene capovolta e in questo momento si può inserire il motore, l'elettronica, viene fatto il cablaggio dell'elettronica, la tavola. Il nastro è fondamentale. Quest'uomo è il direttore del dipartimento scientifico dell'azienda. Esiste una pressione e una distribuzione della pressione ideale mentre si corre e mentre si cammina. È chiaro che più dura è la superficie, maggiore è questa pressione che si registra. Ci sono soggetti, per esempio i corridori maratoneti, che vorrebbero una superficie molto dura, perché più dura è la superficie, maggiore è la risposta. Soggetti decondizionati vorrebbero invece una superficie molto morbida, tipo materasso. Per perfezionare il tappeto, spinge la macchina al limite, con l'aiuto di una cavia umana. Il Run Now è a metà strada nel percorso di 11 stazioni. Ora bisogna inserire l'importantissimo nastro. Questi tappeti non sono frutto del caso. Si fondano sulla scienza. Prima che un tapirulan arrivi sulla linea di produzione, viene collaudato su cavie umane. Se pensate che sia un lavoro duro, dovete conoscere Giuseppe, un ingegnere che mette anima e corpo nel suo lavoro. Noi non abbiamo dei modelli qualsiasi, abbiamo dei modelli di altissimo valore. Giuseppe, per esempio, è un ingegnere meccanico, quindi è chiaro che è qui non solo a mettere i muscoli, ma a mettere tutta la sua competenza, per cui lui testa la macchina, ma partecipa anche allo sviluppo dell'attrezzo. Uno dei compiti consiste nel collaudare la superficie del tappeto. Ora stiamo mettendo delle solette sensorizzate che si chiamano baropodometriche all'interno delle scarpe. Le suole baropodometriche misurano la pressione esercitata dal piede a diverse velocità. La scienza si spinge oltre e considera anche il tipo di superficie, ad esempio erba o cemento. Qui vediamo nel piede destro come si distribuisce la pressione durante la camminata. Il rosso identifica pressione più alta che passa dall'inizio, nella fase di attacco, quando si appoggia il tallone, che poi si sposta nell'avampiede quando finisce la rullata. Anche la velocità è importante. Adesso Giuseppe sta correndo, quindi la distribuzione delle pressioni avviene in maniera molto più veloce. Quindi possiamo notare come il carico rosso, che è quello maggiore, passa velocemente dal retropiede all'avampiede. Quindi inizia con la fase di attacco e finisce con la fase di stacco. Grazie all'esperimento, la scienza può essere traslata nella pratica. E il risultato è un tappeto da corsa perfettamente bilanciato.
Dopo l'inserimento del nastro, il Run Now raggiunge la stazione successiva. Qui viene agganciata la plancia. Si tratta della parte frontale del tapis roulant, il cuore della macchina, che contiene il sistema operativo. È composta da tre parti: i montanti o colonne, la plancia vera e propria e infine la parte magica. Questa è la seconda fase della plancia. Nella terza fase invece della plancia viene inserito il televisore, il visio, vengono fatti i cablaggi del televisore e viene assemblato e chiuso tutto. Qual è il modo migliore per aiutare le persone ad allenarsi più a lungo? Distrarle. VisioWeb è frutto di tecnologia interattiva. Nerio comprende fin da subito il potenziale di questa componente. Ma prima di tutto Technogym si è evoluta da un'azienda meccanica, solo meccanica, ad un'azienda meccanica ed elettronica. Quindi negli anni 90, con l'arrivo del cardio, dell'allenamento cardio fitness, abbiamo introdotto l'elettronica, fino al punto che siamo stati i primi al mondo a introdurre la televisione integrata e oggi internet integrato. Nerio Alessandri resta sempre leader nel settore. Siamo stati i primi a fare il CPR system, cioè il controllo del battito cardiaco attraverso un sistema di autoregolazione della macchina in automatico, cioè il controllo del battito cardiaco che regola la macchina in automatico. Siamo stati i primi a fare Kinesis, quindi il Full Gravity Technology. Siamo stati i primi a aver inserito internet online, cioè sulle nostre macchine c'è oggi un display tipo un iPad dove c'è internet attraverso il Wi-Fi. Siamo stati i primi a fare tantissime features, tipo il visual setup, cioè tutte le regolazioni sono di colore giallo perché Technogym è stato il primo al mondo a creare lo standard. Negli anni 90 compie un ulteriore passo avanti. Soprattutto l'innovazione più importante è stata quella di spostare il posizionamento dal fitness al wellness. Perché esisteva la parola fitness e well-being. Quindi il wellness come evoluzione di fitness e oggi, dopo 22 anni, è nata e diciamo la parola è entrata nel dizionario della lingua inglese. Wellness sta per stile di vita orientato al benessere, che comprende aspetti fisici e psicologici. Se ci si sente meglio, si mangia meglio. Ci si allena meglio, si ha un approccio più positivo nei confronti della vita. Ma a cosa si è ispirato Nerio? Perché il wellness è nato 2000 anni fa a Roma, durante l'epoca romana. E i romani copiarono dai greci, perché Socrate diceva se vuoi muovere il mondo, muovi prima te stesso. Quindi Roma ha conquistato il mondo col wellness, facendo sport, le terme romane, facendo star bene la gente, aumentando la qualità di vita delle persone con l'arte e la cultura. Quindi attraverso questo stile di vita Roma conquistò il mondo. E Nerio Alessandri è pronto a fare altrettanto. Grazie al wellness la sua azienda vale quasi 500 miliardi di euro. La nostra presenza in Europa è molto forte e sicuramente stiamo crescendo molto anche con l'apertura di nuove filiali, ad esempio nei paesi a crescita veloce come il Brasile, come la Cina, dove abbiamo aperto le ultime due filiali, come pure negli Stati Uniti, dove abbiamo una buona presenza. Quindi questo per dare un'indicazione di sviluppo dell'azienda. Il concetto di wellness è connaturato in ogni singola macchina. Il display automatico non ha soltanto uno scopo ludico, è un personal trainer che aggiorna il corridore sugli sviluppi del suo allenamento. Anche la sua posizione sulla plancia non è casuale, ma dettata dalla scienza.
viene progettato avvalendosi dei principi di biomeccanica. La biomeccanica è una scienza che studia la biologia attraverso i principi della meccanica, ad esempio durante lo sport. Il Run Now si ispira a questa scienza. Il display è perfettamente allineato alla retina dell'utente per evitare movimenti della testa o degli occhi e consentire al corpo di mantenere una postura il più possibile naturale. L'applicazione dei principi scientifici a questi macchinari per lo sport inizia nel centro di ricerca e sviluppo dell'azienda. Questo gruppo è già ai massimi livelli, ma compie notevoli progressi nel corso degli anni. Siamo partiti 10 anni fa progettando la macchina intera. Ora progettiamo ogni singolo aspetto della macchina, quindi dal punto in cui l'utente va a cliccare un bottone al punto in cui il piede va a premere una leva, al rumore che può fare lo spostamento di una leva e al senso di benessere che può dare quel rumore. Il team di sviluppo e ricerca non si occupa solo del funzionamento della macchina. L'aspetto è altrettanto fondamentale. Come centro stile progettiamo non solo la forma estetica della macchina, ma appunto il rapporto che ha l'estetica della macchina con il benessere della persona. Basta aggiungere un tocco di maestria artigianale italiana per ottenere una delle macchine per lo sport più belle sul mercato. Quando questo team porta a termine il suo lavoro, un altro si prepara a tradurre i principi teorici in pratica ingegneristica. La parte più difficile è riuscire a coadiuvare varie necessità come il design, la biomeccanica, la meccanica vera e propria, di vario genere, metterle tutte insieme per fare un prodotto che sia adatto per il mercato, che possa piacere all'utente finale. Questa è la parte più difficile. Ma il lavoro di quest'uomo è persino più duro. Anche dopo aver finito con il tapis roulant, la sua giornata non può ancora dirsi conclusa. Andiamo via. Vai. Ok. Giuseppe, la cavia umana, torna nella sala della tortura. Spingi. Perfetto. I muscoli funzionano per il corpo come un motore, trasformando l'energia in movimento. Quando si fa sport, si danneggiano i muscoli, che nell'atto di ricostruirsi diventano più forti. Ma sollecitarli in maniera eccessiva può causare uno strappo o danneggiare i tessuti. Facciamo un esempio. Se noi facciamo un piegamento sulle ginocchia, ci pieghiamo, all'inizio del movimento, quindi quando siamo accucciati, le ginocchia subiscono uno stress importante. Più ci si solleva, più questo stress diminuisce. Allora, con dei sistemi che vediamo qui, che sono delle puleggie asimmetriche, quindi una puleggia che non è rotonda, ma ha una conformazione particolare, si può modulare questa resistenza che il sistema offre. Quindi noi con questo sistema, con questo attrezzo collegato con il dinamometro, riusciamo a vedere se la camma che abbiamo disegnato riesce davvero a consentire la produzione di una forza costante dall'inizio alla fine del movimento. I dinamometri misurano la forza o la potenza. Quindi quando Giuseppe solleva la gamba, viene registrata la forza impiegata e parallelamente viene analizzato l'effetto sui suoi muscoli. Conoscere i limiti entro cui il corpo umano può spingersi aiuta a prevenire gli infortuni. Una delle cause più comuni di infortunio è la caduta dal tappeto. Ma il Run Now può aiutare l'utente a non incappare in questo errore. Possiede una guida laser che indica quando il nastro è in funzione. In produzione, il tapis roulant è quasi completato.
Finora sono stati montati il telaio, il nastro, la plancia e le componenti elettroniche. Ora si procede con la verifica del loro funzionamento. In questa fase di lavorazione la macchina viene messa sotto tensione. Il collaudo serve ad escludere eventuali corticircuiti all'accensione. Poi restano da effettuare soltanto i controlli di qualità. Il nostro collaudo viene suddiviso in due fasi specifiche. La parte estetica, dove la macchina viene verificata dall'inizio alla fine affinché non ci siano componenti non conformi. Poi c'è la parte invece del software, dove il nostro sistema verifica che tutti i componenti inseriti funzionino correttamente. Il controllo di qualità non si esaurisce sulla linea di produzione. Dietro queste porte sono celati alcuni tra i segreti più importanti di Tecnogym. Il Run Now arriva alla fine della linea di produzione. Ma alcune macchine non si dirigono direttamente nel reparto spedizioni. Prima vengono inviate qui. L'accesso a questi locali non è consentito a tutti. Qui il team si affida a dei macchinari per accertarsi che le attrezzature siano al top nel settore del fitness. Ed ecco a voi i ciclopi. Noi chiamiamo queste macchine ciclopi proprio per simulare la loro possenza fisica volta a garantire le condizioni di affidabilità del prodotto. Quindi rappresentano per noi dei titani, degli esseri mitologici che ci permettono di verificare che il prodotto sia soddisfacente e raggiunga la soddisfazione dei clienti. Le ruote agiscono come un utente di 180 kg che corre a 18 km orari. Ogni giorno percorre la distanza che separa Roma da Bologna. Il ciclope rappresenta il nostro incubo, il peggiore utente immaginabile, cioè un utente pesantissimo, fortissimo, velocissimo, che applica sul nostro prodotto le condizioni che noi non riusciamo nemmeno a immaginare sul nostro prodotto. Noi chiediamo che il ciclope faccia questo mestiere 24 ore al giorno per mesi, in maniera tale da essere assolutamente certi dell'affidabilità del prodotto. È la prima volta che questo reparto particolare per il collaudo viene aperto ad estranei. Voi siete i primi che entrano e che accedono a quest'area con delle telecamere. È un'area estremamente riservata nella quale è concentrata tutta l'esperienza dell'azienda da quando è nata fino ad oggi, quindi rappresenta il deposito di tutte le conoscenze che permettono all'azienda di fabbricare progetti e prodotti affidabili. Un campione di ogni macchina realizzata in questo stabilimento finisce qui per essere collaudato sino allo sfinimento. Già negli anni 80 Nerio realizza una panca multifunzionale. Negli anni 90 conia un nuovo termine per l'industria dei macchinari sportivi. Nel nuovo secolo Nerio Alessandri ha bisogno di una nuova sfida. E nel 2000 riceve l'ispirazione. Il Technogym Village. Cioè, quando abbiamo deciso di fare il Technogym Village, il primo wellness campus al mondo, sembrava una follia. Dice Nerio Alessandri, è un pazzo. È un megalomane. Invece oggi siamo sicuri e abbiamo la certezza che diventerà un'icona, un inspiring
diciamo, location che deve aiutare il settore a crescere, la casa dei nostri clienti, per creare un breakthrough, un nuovo mindset per i prossimi 20 anni. E quindi avevamo bisogno di concentrare in un unico spazio, creare sinergie, efficienze. Avevamo la necessità di rendere l'efficienza e l'efficacia molto più importante per essere sempre più competitivi e per creare un posto di lavoro in linea con la nostra filosofia sempre del wellness. Ma ci vogliono ben 12 anni per ultimarlo. Quindi io ho sempre ragionato a 20 anni, non ho mai ragionato a 2 anni. Per cui tutte le scelte dal garage ad oggi sono sempre per il lungo termine. Per realizzare questo sogno, Nerio si rivolge al famoso architetto italiano Antonio Citterio. Siamo andati a vedere l'area e l'area si è subito presentata per certi aspetti straordinaria, perché da una parte aveva una grande visibilità sull'autostrada, ma dall'altra parte questa proprietà si estendeva fino ad arrivare ai campi di grano. Poi abbiamo trovato una situazione estremamente interessante dal punto di vista della comunicazione e dal punto di vista, come dire, della sua naturalità. La naturalità che si coniuga perfettamente con il wellness. Entra in un'esperienza wellness, avremo un grande parco col campo da basket, mountain bike, per correre, jogging. Abbiamo una fabbrica con la luce naturale, con la temperatura naturale, quindi è come lavorare in un ambiente, diciamo, naturale. Gli uffici, che al posto della sedia c'è la bowl, al posto dei, diciamo, delle luci abbiamo tutte le vetrate. C'è anche un ristorante wellness. Oggi, ad esempio, abbiamo varie paste fredde con dell'orzo, del farro, della bresaola, del roast beef di manzo, quindi tutte quante cose magre e leggere, del riso integrale, delle insalatone miste di vegetariane, carne e pesce. Se non si è sicuri delle proprie scelte alimentari, sulle pareti c'è una piramide che rammenta qual è il corretto stile di vita. Sulla destra sono elencati i gruppi di alimenti e sulla sinistra gli esercizi adatti per bruciare le calorie consumate. L'edificio viene completato alla fine del 2011. Ma il sogno di Nerio non finisce qui. Oggi siamo nella Wellness Valley e quindi noi vogliamo qui, da Cesena, dalla Romagna, dalla Wellness Valley, promuovere un nuovo risorgimento, promuovere un nuovo rinascimento, quindi rinascere attraverso lo star bene. C'è una grande crisi nel mondo e in Italia in particolare e io credo che possiamo rinascere rimettendo l'uomo al centro, rimettendo la persona al centro, rimettendo la salute della persona, il suo benessere e la sua qualità della vita in primo luogo, in prima posizione. Per lavorare qui essere in forma non è obbligatorio, ma può essere senz'altro d'aiuto. E se si fa fatica a trovare le giuste motivazioni, c'è sempre questo piccolo gadget. È il prodotto più piccolo di questa azienda, ma fornisce un incredibile stimolo a livello psicologico. La My Wellness Key è un piccolo accelerometro con tanta tecnologia dentro, ideale per le persone che si muovono al di fuori della palestra. Gli accelerometri misurano la forza generata dal movimento. Io te lo posso dire, io oggi ho fatto 143 move, ho fatto una serie di azioni, ho fatto una serie di movimenti nella mia vita che mi ha permesso di stare in movimento. L'unità di misura che visualizza la Wellness Key si chiama Move, che è un'invenzione di Technogym, ma non è un'invenzione to cure, è un'invenzione, è un'unità di misura che si basa su una misura molto solida che è il consumo d'ossigeno e le calorie spese. Ognuno ha un obiettivo motorio quotidiano.
La mia moleschi è diventato un gesto quotidiano, è uno strumento imprescindibile, nel senso che adesso ho la necessità di verificare quant'è la mia quantità di wellness giornaliera. E se qualcuno dovesse prendersi una pausa, ci sono richiami continui sui muri degli uffici. Chiaramente i dipendenti hanno accesso ad una delle palestre aziendali più avanzate al mondo. Che contiene una macchina famosissima. Vario. Sembra un semplice stepper. Ma in questo stabilimento non c'è niente di ordinario. Di Vario esisteva lo stepper ed esisteva l'ellittico. Vario li combina e li modula assieme, consentendo una innumerevole varietà di possibilità di esercizio. Uno stepper simula l'azione di salire dei gradini. Un'ellittica associa altri movimenti all'esercizio. Vario è progettato per un allenamento cardiovascolare completo. Cosa vuol dire? Allena il cuore, i polmoni e il sistema circolatorio. Ai muscoli arriva una maggiore quantità di ossigeno, che migliora la forza e lo stato di forma generale. Giuseppe farà una dimostrazione. Ora andiamo ad eseguire una ulteriore tecnica, un ulteriore sistema di analisi che si chiama l'analisi del consumo di ossigeno. Analizza la quantità di energia impiegata durante l'esercizio. Ora stiamo montando la maschera del consumo di ossigeno, Giuseppe. Ecco, Giuseppe respirerà dentro questa macchina, quindi dentro questa maschera, quindi inspirerà aria dall'ambiente esterno. L'ossigeno che lui avrà inspirato andrà a dare energia ai suoi muscoli, quindi ne uscirà meno di ossigeno e uscirà più anidride carbonica. Dall'analisi del rapporto che esiste tra ossigeno ed anidride carbonica, noi riusciamo a stimare il consumo calorico del suo esercizio. Espirando una maggiore quantità di anidride carbonica, si bruciano più calorie. Le piattaforme di Vario seguono traiettorie diverse. Si possono eseguire tre movimenti distinti, che differiscono per intensità e per fasce muscolari coinvolte. Il movimento ellittico, durante il quale le gambe effettuano un movimento circolare che simula la corsa o la camminata veloce. Il movimento vario, che simula la corsa alla velocità di un atleta, con una falcata che si estende sino a 83 centimetri. E lo step verticale. Proprio come avviene facendo step, si simula l'atto di salire e scendere le scale. In fabbrica la scienza viene applicata praticamente. Proprio come il tappeto, il Vario sale sul carrello. Si costruisce prima lo scheletro. Questa struttura andrà a sostenere le componenti della macchina. I manicotti servono a proteggere il telaio in acciaio.
Nel Vario non c'è motore. È l'utente stesso a fornire l'energia necessaria. Mentre un operaio lavora sugli interni, un altro si occupa dell'elettronica e dello schermo. La tecnologia interattiva è una caratteristica comune ad ogni macchina prodotta in questa fabbrica. Quando arriva alla terza stazione, la struttura è già provvista di rotelle e pulegge. Ma per funzionare bisogna connettere i nastri, che vengono installati qui. Poi bisogna aggiungere lo schermo. Quando arriva all'ultima stazione, il Vario ha già l'aspetto di una macchina per lo sport. Ora bisogna collaudare e apportare eventuali modifiche alle pulegge di tensione nelle componenti mobili. L'interno è completo, quindi si aggiunge il rivestimento esterno. Poi si svolgono gli ultimi collaudi. E alla fine, confezionamento e spedizione al deposito. Solo questo stabilimento produce oltre 100.000 macchinari per lo sport all'anno, che vengono poi venduti in oltre 100 paesi. Ma per un uomo che ama avere il controllo su tutto, l'espansione globale ha un costo. Questo significa cambiare le persone, significa introdurre delle competenze nuove, significa avere dei fornitori nuovi, significa avere delle competenze aziendali nuove, significa dover vendere dei prodotti ai clienti con caratteristiche totalmente differenti. A Technogym ha avuto anche altre difficoltà di crescita, perché siamo passati da un mercato italiano a un mercato globale. Quindi oggi il 90% del nostro business è fuori dal nostro paese. Ma di certo non cambia l'impegno alla ricerca dell'innovazione. Un altro prodotto chiave dell'azienda è questo. Kinesis è un'altra milestone di Technogym, perché l'innovazione a 360 gradi è una pietra miliare per l'azienda e una rivoluzione nel mondo del fitness. Quando l'abbiamo lanciato non esisteva nulla fino a quel momento di simile e ha creato un nuovo metodo, tanto è che Kinesis è una disciplina del movimento, è una disciplina dell'esercizio, non è una macchina. Si fonda sulla tecnologia Full Gravity, detta Free Movement. E quindi anche Kinesis è stato, come dire, un breakthrough col passato, perché siamo passati da movimenti guidati, da movimenti, diciamo, vecchio stile, nel senso quindi macchine specifiche per muscoli specifici, a una macchina invece per la funzionalità del corpo. Che significa libertà di movimento, che significa fare ginnastica a corpo libero con i cavi che ti permettono il sovraccarico. La teoria è chiara, ma come si traduce in pratica? La maggior parte delle macchine guida i movimenti dell'utente. Ad esempio,
Il tapirulan lo traina mentre corre. Il vario guida le braccia e i piedi durante l'utilizzo. Kinesis consente all'utente di muoversi come preferisce. È costruito a mano da un team ultra specializzato. D'altro canto è il minimo, considerato il fatto che ogni pezzo costa circa 10.000 euro. È un progetto semplice ma ingegnoso. È basato su un sistema di cavi e tiranti. Sul telaio vengono montati pesi e polegge, controllati da una centralina. Maggiore è il numero di queste componenti, maggiore sarà la resistenza opposta. La differenza è che l'utente non si siede per eseguire gli esercizi, ma deve controllare i cavi. Quando Kinesis, Vario, Unica e Run Now arrivano alla fine della linea di produzione, quest'uomo ha il compito di fare in modo che arrivino ai clienti. Il magazzino di carico di Technogym è il punto di transito fra la produzione, le linee di produzione e la spedizione. Da questo magazzino noi spediamo le soluzioni per i nostri clienti in tutto il mondo. Ogni giorno da questa struttura partono circa 50 camion. Sembra trascorsa una vita dal giorno in cui quest'uomo costruisce una macchina per una palestra locale nel garage di casa. Contro ogni previsione, in 30 anni Nerio Alessandri crea un impero del fitness e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Io rifarei tutto uguale, tutto, compresi gli errori, che sono stati tantissimi, ma che mi hanno insegnato e mi hanno dato la possibilità di imparare. Quindi sicuramente mi ritengo molto fortunato e mi ritengo molto contento di quello che abbiamo fatto, però sono anche molto umile e quindi ogni giorno per me è come il primo di quando ero nel garage.